Bentrovati qui dall'Osteria del Sostegno in Roma. Siamo a due passi dai palazzi di una politica molto, molto allo sbando, sicuramente nella totale incertezza. Parlare di temi concreti sembra un'assurdità, visto che non si mette mano a nulla, ma noi insistiamo perché sono le cose che interessano alla gente. La cronaca poi passa in fretta, la realtà invece ci riguarda tutti. E vogliamo affrontare il tema delle piccole imprese, di cui si parla tantissimo, perché ancora non sappiamo se questi soldi che le pubbliche amministrazioni devono alle imprese arriveranno o meno, Europa permettendo, e con la speranza, nonostante appunto questa instabilità politica, che qualcosa si possa fare abbastanza in fretta per ridare fiato all'economia. Ne parliamo qui con noi, abbiamo invitato a cena Gianfranco Polillo, Buonasera. che è una personalità di questo governo in uscita, non si sa quando, insomma, immaginiamo a breve. Gianfranco Polillo che è un tecnico. Ma conosciamoli come persone questi tecnici che sono stati categorizzati così con un'aura parecchio negativa anche, no? Come se essere professionisti fosse di per sé un male. Qualcuno ha toppato e quindi qualche critica se l'è tirata giustamente. Senta, lei è romano, economista, Sì. si è laureato con un personaggio importante, vogliamo ricordarlo. No, io mi sono laureato con Federico Caffè. Sì, Di cui c'è una biblioteca, un'aula all'Università di Roma, perché è no, c'è stato una facoltà una adesso. facoltà intera. Perché è stato un grande personaggio in un'Italia molto retrograda da un punto di vista culturale. Lui era uno che introdusse nell'università le tematiche keynesiane. Politicamente era un socialista, aveva un grande rapporto con noi studenti, io ricordo, io ho un grande ricordo di lui. Era anche un uomo severo, eh. Il mistero di questa scomparsa immagino che sia stato per voi, no? Beh, Perché da romanzo proprio, una personalità svanita nel nulla, così notevole per il nostro sì, poi paese. sono sorte una serie di leggende metropolitane che si era chiuso in un eremo. Lui era un personaggio che aveva dei problemi esistenziali molto, molto seri, però con noi studenti aveva un rapporto splendido. Io ricordo che allora c'era la follia del movimento studentesco, io ero uno dei piccoli capetti del movimento studentesco. Lei ha fatto il 68. Sì, io mi sono laureato nel 69, Senta, lei ha cominciato come comunista, quindi. giusto? Sì. Politicamente, No, direi che ovviamente. io ho cominciato come socialista, perché la prima volta che ho cominciato a fare politica mi iscrissi al PSIUP, che era una costola Sigle che non esistono più. del PSI, di sinistra, diciamo. Poi ho avuto una lunga stagione all'interno del PCI, Area Napolitano, no? aria mendoliano direi. E poi il Partito Socialista vero, quello di Craxi. E poi sono entrato nel Partito Socialista nel giorno stesso che il Partito Socialista si scioglieva, Ah, quindi con davvero? un tempismo E eccezionale. poi dal Partito Socialista è arrivato a una sintonia, una vicinanza con alcuni socialisti che sono Sì, passati in Forza sì, Italia, no? sì. Senta, lei lo sa che dicono che è stato il volto umano di questo esecutivo cyborg di Monti. Il Grazie. volto umano poi le hanno rimproverato anche un po' di gaffe. Sì, alcune erano vere, altre meno, La insomma. faceva cioè qualcuno ogni tanto ha l'impressione che lei lo faccia apposta, fare delle battute, delle uscite un po' fuori luogo, cioè fuori luogo no, che danno fastidio. Per esempio la Fornero si è arrabbiata non poco. Sì, ma io ho il vizio, come dire, che siccome poi ho fatto per tutta la mia vita l'analista, ho una fiducia quasi illimitata nei numeri, che all'inizio fanno scalpore, poi però se uno fa un'analisi corretta alla fine ha ragione. Ecco, questa è stata un po' la mia debolezza iniziale e anche la forza, perché in politica se si anticipano troppi temi molte volte si rischia di apparire appunto un personaggio fuori dal coro. Senta, questa esperienza di sottosegretario, viceministro di fatto, ma insomma sottosegretario all'economia e alle finanze la rifarebbe? Con grande incertezza perché è stato un periodo molto duro per me, non tanto le trasmissioni televisive, i talk show in cui c'è l'aspetto divertente, no, della cosa, ma il rapporto con il Parlamento è stato veramente molto, molto difficile perché eravamo pochi, ritmi di lavoro infernali. Pensi che per chiudere la legge di stabilità lavoriamo dalle 8 del mattino alle 5 del E mattino lei non ha mai successivo. fatto vacanze, è stato molto criticato perché aveva detto se tutti rinunciassero una settimana di vacanze il PIL si alzerebbe di un punto. Adesso ci andrà in vacanze. Spero proprio di andarmi almeno una settimana con i miei Ma è nipotini. vero che lei non ha mai fatto di vacanze? Io ne ho fatte Quest'ultimo anno. sempre, no, ma anche quando lavoravo, perché io ho fatto tutta la mia carriera, diciamo così, come dirigente della Camera.
E noi come dirigenti, io facevo 20 giorni di vacanze l'anno, perché legato un po' ai ritmi delle istituzioni era sempre... Te l'hai detto nipotini? Quanti nipotini? Ho due nipotini, bellissimi. Piccoli? Uno di 10 e uno di 4 anni. Quindi si possono ancora coccolare, sono ancora in fase adolescenziale. Sì, allora, qui con noi Gennaro Migliore, chissà se ama i numeri, uno che voleva laurearsi in fisica, poi ci racconteremo. Ben trovato, onorevole, buongiorno. Buongiorno. Onorevole, capogruppo di SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, alla Camera. Ci riserviamo uno spazietto per due chiacchiere, poi un po' di storia di questo onorevole napoletano, certo, adottato da Roma, insomma lei ha una storia anche parecchio vivace, quindi da raccontarci. Vi chiedo subito un minuto a testa adesso per entrare nel dibattito un po' più vivo, sul tema di cui parlavo all'inizio, ovvero queste piccole imprese, ed è gioco forza che cominci il sottosegretario Polillo, perché immagino che abbia un contrappunto migliore, cioè l'Europa non si fida, no? Non si fida di questo decreto che auspichiamo tutti, che possa immettere liquidità in due tranche di 20 miliardi l'una, mi pare, per dare fiato alle piccole imprese, anche per, potremmo dire, ridare il mal tolto o il tolto da troppo tempo. Ma quale governo farà che cosa? O è tutto un bluff anche questa volta? Posso dire una battuta? Non è che l'Europa non si fida di noi, siamo noi che non dobbiamo più fidarci dell'Europa, perché l'Europa, secondo i dati fatti dalla Commissione europea, presenterà quest'anno un avanzo delle bilance dei pagamenti, delle partite correnti del bilancio dei pagamenti del 2,2% del PIL. Tanto per avere un'idea, gli Stati Uniti avranno un deficit del 3%, cioè l'Europa sta diventando, almeno nel 2013, l'elemento di crisi di tutta la realtà internazionale. Quindi bisogna farla finita con questo eccesso di rigore, l'abbiamo avuto negli anni passati, era giusto averla, oggi però bisogna dare fiato all'economia reale, quindi dobbiamo fare una battaglia a livello europeo per evitare che questi intralci di tipo burocratico, anche nell'erogazione delle somme che dobbiamo, siano rimossi, perché non c'è ragione. Non c'è ragione di continuare a tirare la cinta quando abbiamo una sottovalutazione totale delle risorse disponibili. Vogliamo dire che siamo d'accordo con il sottosegretario Polillo, Migliore? Mi sembra più che altro che il sottosegretario faccia autocritica, perché in effetti il suo governo ha rappresentato nel corso di questo anno e mezzo la politica del rigore. L'ha rappresentata sul piano delle riforme economiche e sul piano dell'impatto sociale che ha avuto. Basti vedere quello che è successo con la riforma delle pensioni, Fornero. La creazione di esodati ha determinato una sofferenza sociale enorme. E da questo punto di vista, neanche dal punto di vista della tecnica, diciamo così, neanche la previsione di quanti fossero realmente. Nello stesso tempo, questo che è un provvedimento che stiamo affrontando, cioè la possibilità di pagare una prima tranche di crediti che vantano le imprese nei confronti della pubblica amministrazione, rappresenta semplicemente un primo passo ed è determinato dalla scadenza di questo governo, non dal fatto che sia stato impostato così. Per cui le opinioni contro il rigore che noi abbiamo espresso durante la stagione del rigore, oggi vedono anche il sottosegretario Polillo d'accordo. Che è sempre stato un po' solo che a c'è parte. Una cosa molto diversa nel nostro discorso, che io penso che ci debba essere più Europa, perché nel corso di questi anni ciò che è mancato è esattamente la coesione e l'unità politica europea, e si è determinata una sorta di dumping interno nel quale c'era una concorrenza tra aree forti e aree deboli. Ma però, posso replicare un attimo sul rigore? Deve replicare, però aprendo un menù. Sì, perché ci ordiniamo un piattino, tanto per tenerceli nati. No, in realtà vi abbiamo a tradimento infilato un foglietto con gli avverbi, le preposizioni che caratterizzano la nostra trasmissione. Li facciamo piovere dall'etere accanto a voi, a seconda delle vostre scelte, e continuate a dialogare. C'è stata una provocazione forte, onorevole Migliore, nei suoi confronti o comunque nei confronti dell'esecutivo che lei ha rappresentato e rappresenta. Può scegliere un ma, un però, un invece, un infatti. Un invece. Io spunto e ne trovate una a testa. Invece. 20 secondi l'uno. Io oggi posso fare questi discorsi su un atteggiamento anche molto critico delle politiche europee proprio perché abbiamo fatto una politica di rigore, perché abbiamo le carte in regola, possiamo andare in Europa e dire oggi noi siamo il paese che dopo la Germania è quello che sta meglio dal punto di vista degli equilibri finanziari. Siccome c'è una prospettiva recessiva molto più forte di quella che era stata prevista negli anni passati,
Oggi bisogna passare dalla politica del rigore alla politica dello sviluppo. Migliore? Ma come mai scegliere? Come mai? Eccomi qua. Come mai c'è stato per questo governo una scelta che nell'obiettivo di determinare una salvezza dei conti pubblici in realtà ha fatto crescere la disoccupazione? È il dato principale, anche il rapporto deficit pubblico, il debito con il PIL. Se non cresce la ricchezza nazionale, cioè se non cresce l'occupazione, noi non riusciremo a uscire da questa crisi, e credo che le ricette di quest'anno siano state sbagliate. Lo dice anche il Fondo Monetario Internazionale, che continua a criticare, certamente non da sinistra, le politiche di rigore. Dico però. Però. Le ricette, la critica del Fondo Monetario è assolutamente giustificata nei confronti della Germania. Nei confronti di un paese come il nostro, che aveva che ha tuttora un forte debito pubblico, che aveva uno squilibrio di fondo, le politiche di rigore erano giustificate. Dovevamo mettere in ordine la casa, una volta rimessa in ordine la casa, era possibile fare politiche di sviluppo. Dobbiamo passare da una politica di rigore che abbiamo fatto negli anni passati, che hanno ricostruito la casa, ad una politica di sviluppo. Migliore. Comunque non si parla della società reale. Comunque. Non si parla della società reale, non si parla delle persone che in questi anni hanno sofferto e continuano a soffrire. Uno dei problemi che si è avuti rispetto alla politica è certamente il distacco progressivo che è stato manifestato dal governo in maniera plateale, e devo dire anche con alcune dichiarazioni che hanno cercato di scaricare proprio sui lavoratori il peso maggiore. Non voglio fare polemica, ma tutti quanti ricordano le dichiarazioni del sottosegretario Polillo sulle ferie, sulla settimana in più, come se il problema della produttività di questo paese riguardasse i lavoratori e non i deficit dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, dell'efficienza della pubblica amministrazione. A lei. Io adesso qui una parola non la trovo perché... Sì, sicuramente sì. Peraltro, vedi, è la più difficile. Peraltro. Naturalmente non possiamo contrapporre rigore a sviluppo, cioè non dobbiamo fare la parte del poliziotto buono e poliziotto cattivo adesso. E, sulle cose appena dette, sulla produttività, certo la produttività, l'aumento della produttività deve venire dall'aumento della produttività totale dei fattori, cioè dalle grandi riforme, investimenti, formazione e cose di questo genere, che però richiedono tempo. Questo è il punto. Allora, quando io ho detto lavoriamo un po' di più, era per dire tanto aumentiamo la produttività specifica aziendale, nei settori in cui questo è possibile ovviamente. Per esempio stiamo parlando di piccole e medie imprese, che sono degli eroi in questo momento, perché da soli, abbandonati a se stessi, voi pensate che le esportazioni, cioè quindi la conquista di mercati internazionali durante questo periodo così difficile, ha comportato un aumento prospettico del reddito del 3%. E poi ci siamo mangiati perché i consumi sono caduti, perché gli investimenti non sono stati fatti. Allora, nei settori in cui si esporta, nei settori in cui ci sono questa grande passione verso il proprio mestiere, allora io dico, in quel caso forse si può lavorare un po' di più, tutti quanti, a partire dall'imprenditore. Migliore. Insomma, direi eppure siamo di fronte ad una condizione che mi meraviglio, essendo il sottosegretario molto esperto e conosce bene il sistema produttivo del nostro paese, siamo in uno dei paesi nei quali la produttività specifica è la più alta. Il problema della produttività di sistema è messa in discussione, cioè le persone lavorano semmai troppo e i ritmi di lavoro sono sempre più compressi. Faccio gli esempi più noti. Quando si è stato proposto da Marchionne il nuovo contratto, che è stato sottoposto ad una specie di referendum ricatto, nel quale si contraevano addirittura gli spazi per i bisogni fisiologici, quando si è detto che a Pomigliano piuttosto che a Melfi si lavorava poco, in realtà si stava facendo un'operazione semplicemente per scaricare sul lavoro quei fattori di mancanza di competizione che per una grande azienda come quella della Fiat dipendono dalla mancanza di innovazione sul prodotto. La Volkswagen in un momento di crisi ha una crisi inferiore perché diversifica i modelli, ha una capacità anche di investimenti che ha mostrato nel corso di questi anni. E per quanto riguarda le piccole e medie imprese, io vorrei, so che molti di quelli che sono gli ascoltatori sono proprio del nord-est, io penso che non esista una zona al mondo probabilmente nel quale il lavoro
lavoro è più sudato e faticato e più intenso di una zona nella quale c'è stata la possibilità di competere proprio grazie ad un sistema che è anche quasi una comunità di destino, che diventa l'organizzazione aziendale intorno alla famiglia. Comunità di destino mi piace molto. Polino. Sì. Ma come mai allora... Come mai è già fatto? Come mai è già fatto? Sì. Però va benissimo. Ma va bene. È certo. No, non parliamo, dunque, su Fiat dobbiamo dire che la situazione che è stata dipinta non corrisponde molto alla realtà, insomma, sia per Pomigliano, sia per quanto riguarda i grandi stabilimenti Fiat. Indubbiamente c'è un ritardo da parte del management Fiat nella produzione di modelli, e questo è un dato di fatto. C'è anche da dire che le condizioni di lavoro non erano così drammatiche come sono state descritte, insomma. Lì ci sono dei margini di razionalizzazione, poi possiamo discutere fino a che punto spingerla, ma che ci sia un problema oggi di adeguare la struttura produttiva italiana a quello che sono il ritmo, il respiro della concorrenza internazionale è ineludibile, perché o facciamo questo e allora manteniamo la struttura manifatturiera in Italia, o non facciamo questo e allora dobbiamo cambiare mestiere, che lo possiamo anche fare. La Thatcher, come ricorderete, distrusse tutta l'industria manifatturiera inglese, ritenendo che ormai era una cosa del passato e che non c'erano le condizioni, e trasferì tutto sui settori finanziari. Possiamo fare alcune scelte di questo genere? Io credo che non ci siano le condizioni oggi. Migliore. Forse. Il sottosegretario, sempre senza spirito polemico, non ha mai visto un operaio da vicino, perché altrimenti le condizioni di lavoro le conoscerebbe diversamente. Io potrei farle un esempio di chi per esempio abita a Rionero in Vulture, come il nostro senatore Giovanni Barozzino, licenziato e poi da Marchionne e poi riammesso in una causa di lavoro che è diventata famosa, che si svegliava alle 3:30 di mattina per prendere l'autobus alle 4:30 per arrivare al turno alle 6. Dopodiché le malattie sul lavoro, per esempio, derivanti dalla intensificazione dei ritmi, la doppia battuta, che significa fare per 2 settimane consecutive i turni notturni, sono una delle azioni di lavoro più invasive anche della sopportazione umana. E poi parliamoci chiaro: se il problema fosse quello della intensificazione dei ritmi di lavoro e della contrazione del costo del lavoro, perché in Germania il salario medio è quasi il doppio dal punto di vista di un operaio? Polillo. Allora, è quasi il doppio perché la produttività è doppia, è tanto semplice. Cioè, i salari in un sistema capitalista, e non è che abbiamo di meglio per il momento sul piano internazionale, il salario è riflesso, seppure mediato da 1000 altri fattori, della produttività sottostante. Se la produttività è bassa, i salari sono inevitabilmente bassi. Cioè il drive, l'elemento determinante è la produttività. Una volta, questo lo diceva anche il vecchio Marx, peraltro, non è che è un'invenzione moderna. Quindi o noi aumentiamo questa produttività, ora... Tu dicevi prima gli operai italiani, ma io purtroppo qualche anno più di te e quindi conosco la realtà di fabbrica degli anni 70. Quello che era negli anni 70 rispetto ad oggi era l'inferno le catene di montaggio degli anni 70. Eppure noi negli anni 70 abbiamo avuto una classe operaia in Italia che ha avuto non soltanto la capacità di produrre e di far grande il paese, ma di proiettarsi poi sul terreno politico e creare quelle strutture di partito di cui tu oggi in qualche modo conclude sei figlio. Per ora conclude migliore con un... Magari fosse vero quello che dice il sottosegretario, perché tu dici una cosa vera, quando però ricordi anche che negli anni 70 l'Italia era il primo paese in termini di salario in Europa, e dal punto di vista invece dell'intensificazione dei ritmi nulla è paragonabile a quello che c'è oggi, anche perché il sistema tecnologico non ha sollevato il lavoro dalla fatica, ma la rete è semplicemente più intensa. Se uno va a vedere le statistiche, perché io tra l'altro ho questa abitudine anche per formazione mia culturale, si vede che per esempio l'incidenza delle malattie professionali, al di là anche della piaga straordinaria di cui nessuno parla più, degli incidenti anche mortali sul lavoro, è clamorosamente aumentata rispetto alla popolazione occupata. Prima c'erano più operai rispetto a quanto fossero gli incidenti e l'incidenza delle malattie professionali, oggi ce ne sono meno e sono di più questi incidenti e queste malattie. È una situazione, diciamo, che riguarda la carne viva delle persone.
Ci torniamo fra non molto, lasciamo non in sospeso, ma vi lascio questa domanda e questa ulteriore spiegazione fra qualche minuto, perché ritorniamo all'inizio della trasmissione, e cioè al presente. Noi siamo andati a chiedere nel nostro punto di osservazione, qua vicino, lo ricordo, siamo nel cuore della Roma politica, qua c'è Palazzo Chigi, c'è Montecitorio, in una piccola osteria amena, noi siamo a parlare di politica con esponenti della politica attuale. E abbiamo chiesto un giudizio su questo governo e anche sulla sua vocazione europeista, di quale Europa vogliamo parlare, perché siamo europeisti tutti a parole. Questo governo si è fatto molto trascinare nell'opinione pubblica da un'idea di Europa che non piace, perché ci sembra soffocante. Ascoltiamo. Le ricette economiche del governo Monti, dico che non hanno prodotto sicuramente un buon risultato, guardando lo stato del paese in questo momento non credo siano stata una cosa efficace. Prego. Beh, si è provato a dare rilancio all'economia, nonostante poi i dati macroeconomici che non sembrano ad oggi testimoniare quello che saranno gli effetti di lungo periodo, bisognerà aspettare un altro anno. Cosa pensiamo? Pensiamo che peggio di così non poteva andare, eh? Perché siamo pieni di tasse, che basta. L'avrei fatto anch'io, potevo farlo anch'io quello. Tassavo e basta. Tassare gli italiani, tassare la parte povera degli italiani era facile, penso che saremmo stati in grado di farlo tutti. Non ci sono state nuove soluzioni, non c'è stato modo di recuperare parte di quei proventi che effettivamente devono essere recuperati da chi evade, da chi comunque evade da sempre, per cui la loro politica economica è stata piuttosto minima. Dopodiché non è solamente il problema di Monti, ma è quello che l'Europa promette e fa, ovvero la ricetta dell'austerity, che con questa ricetta non si va da nessuna parte. Servirebbero investimenti, servirebbe dare impulso al welfare, però l'Unione Europea è fatta dalla volontà dei governi, no? Perché sappiamo che il Parlamento Europeo è un Parlamento virtuale, cioè è poco decisionale. Io penso che in realtà i parlamenti dei singoli membri dovrebbero essere più cointeressati dalla gestione europea. A questa severità, l'affondo di Gennaro Migliore, la risposta di Gianfranco Polillo, brevemente. Brevemente, io mi sarei aspettato da questo governo almeno un provvedimento sui giovani. Questo, devo dire la verità, avrebbe dato tutta un'altra svolta e tutta un'altra prospettiva a questo governo. Invece effettivamente si è preferito incidere sulle fasce più basse della popolazione, con l'IMU sulla prima casa così pesante, con la riforma delle pensioni che ha portato le donne, per esempio, ad avere 7 anni in più, e nessuna iniziativa sui giovani, in particolare su quelli precari, cosa che dal mio punto di vista diventa un'urgenza per chi dovrà venire dopo, cioè noi, spero. Polillo. Ma mi sembra un giudizio eccessivamente severo. Sui giovani la cosa che si può fare è ricreare... Quello di Migliore o quello complessivo? No, quello di Migliore adesso dicevo. Sui giovani l'unica cosa vera che si può fare è rimettere in moto lo sviluppo di questo paese. Io non credo a misure di carattere assistenziale, perché non... A parte che non ci sono i soldi per farlo, ma poi sarebbe un elemento di impoverimento, insomma. Cioè, nella mia generazione, che poi è stata quella che un po' ha costruito per questo benessere relativo che abbiamo, noi abbiamo lavorato moltissimo, cioè l'elemento che c'è stato è stato quello di una forte partecipazione, ma sia ai destini complessivi del paese, ma soprattutto un grande impegno sul terreno del lavoro. Allora, noi dobbiamo dare ai giovani la possibilità di lavorare e di crescere. Posso Ma questo, non si fa, con la spesa pubblica, si fa rimettendo in moto l'economia reale, quindi facendo le cose che Migliori mi critica, cioè lavorando un po' meglio, aumentando la produttività, impegnandosi di più sul piano personale. Ecco, se facciamo, io cito soltanto una cosa, una vecchia cosa che sempre diceva Giorgia Mendola. Quando noi giovani criticavamo come sta facendo adesso Migliore, avete fatto poco, Giorgio Mendola ci diceva, guardate, nella mia generazione noi mangiavamo la carne una volta al mese, adesso voi la carne la mangiate tutti i giorni, quindi non sottovalutiamo quello che è stato il progresso che abbiamo realizzato, bisogna andare avanti su quella linea. Ma direi che la generazione che ci ha preceduti in questo momento è l'esempio di quello che è il contrario di che cosa ha rappresentato Giorgia Mendola. Giorgia Mendola è la generazione che ha prodotto la liberazione dell'Italia,
ha combattuto, si è sacrificata. Nel caso dei figli della I figli del miracolo economico sono sostanzialmente quelli che bloccano la società. Se questo non è un paese per giovani, è anche perché non c'è ricambio generazionale né nella politica né all'interno, per fortuna invece in questo Parlamento c'è, né nelle università né nei posti di lavoro né nel management, e questo rappresenta uno dei problemi principali di cui la generazione di Bonillo è assolutamente che può essere anche una vostra preoccupazione. Bisogna vedere poi se il nuovo che avanza anche le competenze, la professionalità e l'esperienza. Direi che la questione dell'occupazione del potere è una questione che non dipende dal nuovo che avanza. L'occupazione del potere significa che è bloccato tutto e che in questo paese non si sblocca niente finché vediamo non di tornare a parlare. Adesso ricambio. Ho un po' di domande su temi specifici, salterò di palo in frasca, vi chiedo davvero di essere molto molto rapidi. Torniamo a proposito di sblocco ai soldi che devono arrivare alle piccole imprese. Allora, i passaggi tecnici sono lunghi peraltro, no? Una commissione ad hoc, poi il Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica deve dare l'ok, poi c'è il Parlamento. Non ce la fate, immagino. No, ma i tempi sono lunghi esclusivamente per le vicende politiche, se no sono rapidissimi. Ma ci vorrebbe almeno un mese, no? Sì, però il vostro governo fra un mese non ci sarà. Appunto, ma dipende da questo. La principale difficoltà che abbiamo è chi fa il decreto, perché lo fa questo governo o lo fa il prossimo? Secondo lei sarebbe una priorità per il prossimo governo? Nel caso di un governo del Presidente ma o sì, di un credo governo ormai, sì, credo che ormai ci sia un consenso generale. È una delle priorità? Non ci vuole un mese. Siccome io sono Presidente del gruppo parlamentare di SEL, le posso dire che martedì è convocata l'Aula per votare sulla relazione. Il decreto si può fare mercoledì. No, abbiamo una difficoltà, perché il decreto deve presentare il governo nella pienezza dei suoi poteri. Certo, su questo abbiamo convenuto all'interno del Parlamento e anche con il Presidente Monti che questo è un decreto urgente che può presentare questo governo. Cioè, non capisco prima di andare via. Ma se il governo finisce domani, faccio per dire. Se finisce fra una settimana non c'è senso. Si istruisce sulla relazione. Scusate, stavolta tocca rispondere soltanto a me. Polillo, i saldi delle finanze pubbliche sono compatibili con questo decreto? Sì, sì, assolutamente. Sì, ce la si può fare, anche secondo lei? Assolutamente, anzi, bisogna uscire da quest'idea che i saldi prevalgano sull'economia reale. Ok, però, come ha detto il ministro Grilli, non ha funzionato il meccanismo di certificazione dei crediti da parte dell'impresa, da parte dei fornitori. Come mai? Ha funzionato male, c'è una procedura molto farraginosa da un lato, e poi siccome le domande, diciamo che anche da parte delle imprese non c'è stata, proprio perché per la complessità delle procedure non c'è stata questa grande adesione al progetto. I tempi tecnici per pagare ci sono e quali sarebbero? I tempi tecnici ci sono e bisogna intervenire anche sul patto di stabilità interna che ha in questo momento congelato una serie di risorse importanti che sono a disposizione della pubblica amministrazione, comuni, regioni, che solo per dire la verità la Puglia ha violato mettendo in circolo nuova economia. A proposito dei tempi, lei realisticamente pensa quanto? 6 mesi, un anno, 2? No, devono essere molto più brevi . E questo però dipende dalle procedure autorizzative. E a proposito di procedure, sono certificabili, Polillo, i dati per esempio del Servizio Sanitario Regionale, degli enti locali, o c'è un problema strutturale del sistema paese da questo punto di vista? C'è un problema strutturale indubbiamente, perché una delle grandi difficoltà che noi abbiamo è che non conosciamo l'ammontare di quelli che sono i debiti della PA. No, questo è, come dire, è una spia rossa che deriva dal fatto che le procedure di contabilizzazione, bilancio, eccetera, sono quanto mai caotiche, variano da paese a paese, da regione a regione, per cui la diversità di format, di impostazione di bilancio ci impedisce di avere, cioè in alcune regioni c'è addirittura una contabilità orale. Orale? Orale. Cioè nel senso che non c'è nulla. Ricordo che devo prendere. Esattamente. Fantastico. Esattamente. Siamo molto, molto digitalizzati. Senta, migliore, l'accesso al credito come si potrebbe agevolare secondo lei? Ma innanzitutto condizionando l'erogazione del credito anche da parte della Banca Centrale Europea ad un effettivo impiego nell'economia reale. Nel corso di quest'ultimo anno c'è stato un flusso di denaro enorme, 1.000 miliardi, di cui quasi 350 si sono presi le banche italiane, che sono state riutilizzate per acquistare titoli e invece dovevano essere dati alle imprese che nello stesso tempo in cui venivano erogate queste risorse non riuscivano ad accedere a credito. Secondo la stessa domanda per lei, Polillo. Beh, la situazione è un po' più complicata. I soldi che le banche hanno preso dalla BCE
sostituivano il fatto che non avevano credito a livello internazionale, perché le banche si finanziano per il 60% sul risparmio interno e per il 40% emettendo titoli a livello europeo oppure con prestiti interbancari. Quella parte con la crisi greca si è bloccata e quindi c'è stato un deficit di liquidità che è stato affrontato solo parzialmente dall'intervento della BCE. Oggi le banche non sono liquide, questo è uno dei tanti motivi di fondo per cui non c'è credito. Senta, un'altra domanda. Voglio solo aggiungere una cosa. Il caso di Cipro è l'ulteriore conferma che non si è intervenuti nel corso di questa crisi su nulla che regolasse questo sistema finanziario. Si continuano a far fallire le banche e non si... Come si può regolare il sistema finanziario, Polino? Bisogna accelerare sull'unità bancaria. Perché quello è l'elemento. Noi non possiamo continuare che ogni volta che dobbiamo fare il salvataggio di una banca bisogna passare attraverso lo Stato, come sta avvenendo a Cipro. Esatto. Perché questo ci crea una serie di problemi giganteschi. Siamo in un sistema a livello europeo integrato e allora dobbiamo avere anche un'integrazione di carattere finanziario. Fallisce una banca, le altre banche se la comprano. E poi la cosa fondamentale sarà ritornare alla distinzione tra banche commerciali e banche di investimento. Non c'è dubbio. E su questo siete d'accordo. Una curiosità, restituire l'extragettito dell'IMU è giusto e ai comuni oppure allo Stato per far quadrare i conti? No, guardi, sull'IMU va fatta una riforma strutturale che riguardi, diciamo, l'esenzione dell'80% della popolazione. Ok, ma l'extragettito intanto, sono 4 miliardi mi pare, no? Sì, possono essere reinvestiti sicuramente. Ma a chi li diamo, ai comuni o se li tiene lo Stato? Penso che debbano andare ai comuni che sono in questo momento... Secondo lei, Polillo? No, deve decidere il Parlamento. Io sollevai il problema dicendo che il rapporto di fiducia tra Stato e cittadino va impostato nel senso, io ti chiedo 100 euro. Me ne dai 120, io questo 20, o non te le restituisco oppure discutiamo di come farlo. O l'impiego qui e qui e mi dici se sei d'accordo. Ok, da membro del governo uscente, per il bene del paese, so che è una domanda retorica, però bisogna chiederlo, sinceramente per il bene del paese cosa auspica adesso? Andiamo a votare? Un governo che faccia qualcosa di fondamentale? No, guardi, io... auspico un governo che rappresenti la maggioranza dei cittadini italiani, che sia autorevole e che abbia un programma fortemente innovativo. Ma attraverso voto o attraverso... No, già adesso in Parlamento ci sono le condizioni. Okay. Si può fare un governo di solidarietà nazionale con un forte programma innovativo. Io non vedo contrasto tra un programma innovativo e una maggioranza coesa a livello del Parlamento. Secondo lei almeno ci si prova, poi se non ci riesce... Si può provare migliore? Con il governo Monti abbiamo visto come i governi di emergenza e di solidarietà nazionale, in quel caso c'era PD, PDL e UDC, non hanno funzionato e quindi c'è bisogno che l'autorevolezza del governo si coniughi alla parola cambiamento, innovazione e anche direzione di marcia diversa rispetto a quelle che sono state scelte. Avrei un sacco di altre curiosità, volevo parlare della riforma Fornero anche, volevo parlare dello stress fiscale che probabilmente ricadrà tutto sulle piccole imprese, solo più questo gliela devo chiedere. L'aumento dell'IVA al 22% sarà un inizio d'estate drammatica, altro che non vacanze. Non c'è dubbio, dobbiamo cercare di evitarlo, ma l'unico modo per evitarlo è dobbiamo comprimere le spese, se non comprimiamo le spese diventa difficile. Si evita questo aumento dell'1%? Bisogna assolutamente bloccarlo perché sarebbe un ulteriore elemento depressivo dell'economia. Siamo lì, manca un mese e mezzo, vediamo. Vi faccio ascoltare una storia, noi ogni volta vi proponiamo una storia presa proprio dalla realtà, quella vera, quella del pane che si mangia tutti i giorni. Lino Busai, il presidente di SOS Impresa, è una realtà che ha più di 20 anni, che nasce dall'esperienza appunto delle piccole imprese che resistevano al pizzo e alle mafie. In realtà poi si è allargata molto perché ci sono piccole mafie e ci sono anche individui singoli che fanno i mafiosi, tra virgolette. Quindi il problema dell'usura in un momento di crisi delle piccole imprese è ancora più drammatico. Sentiamo. Allora, Lino Busà, presidente di SOS Imprese, mi dice in due parole di che si tratta? SOS Imprese è un'associazione anti-racket ed anti-usura, è nata nel 1991 a Palermo, all'indomani della morte di Libero Grassi, quando appunto un gruppo di commercianti, piccoli imprenditori, decisero che contro le organizzazioni criminali occorreva fare di più e soprattutto occorreva incoraggiare le vittime alla denuncia e offrire uno strumento per poterlo fare. E questo strumento che lei presiede da più di 20 anni, quindi di fatto, che tipo di operazione fa? È un sostegno di tipo legale, di tipo economico anche? Accompagniamo soprattutto le persone a denunciare
le ascoltiamo, cerchiamo di farlo in condizioni di sicurezza e con gratuità offriamo assistenza legale. Al tempo stesso facciamo studi, ricerche, ecco, progetti questo è molto interessante perché in questo senso siete anche interlocutori degli organismi governativi che quando c'è un governo in teoria dovrebbero capire e dare il polso della situazione. In un momento di crisi economica come questo, che è devastante per le piccole e medie imprese che hanno crediti importanti nei confronti dello Stato, la criminalità organizzata o individui delinquenti aumentano la loro attività di usura nei confronti di chi ha bisogno di denaro? Certamente, l'usura la crisi sta rappresentando, come dire, un boom sia per le organizzazioni criminali in maniera particolare, che sono quelli che oggi hanno liquidità, è la vera prima banca attiva in Italia, e sia per quanto riguarda l'attività usuraia, ma oggi un altro fenomeno nuovo è quello dell'impossessamento di aziende in crisi che hanno difficoltà, che rischiano il fallimento e che vengono acquisiti anche con pochi soldi. E le piccole imprese che maggiormente sono a rischio e strozzate dai debiti devono rivolgersi a questi personaggi? Che livello sono? 2, 3, 5, 10 dipendenti? In che zone d'Italia maggiormente il rischio è elevato? Allora, l'usura è un reato che c'è da Ragusa a Bolzano, sia pure con caratteristiche diverse. Ha un'impronta di maggiore criminalità organizzata al sud e, diciamo, più mascherata attraverso questi soggetti al nord o società finanziarie degenerate. Diciamo, il cartello di fuori è una società di mediazione finanziaria, in verità, diciamo, si tratta della gente che nasconde così la loro attività. I tassi di interesse mediamente per una facilità di calcolo sono il 10%, quindi restituisci il 120% l'anno, più del doppio di quanto hai avuto. Se non paghi c'è sempre la malovalanza, che sono delinquenti, diciamo, questi veri che ti intimidiscono. Quindi sono soprattutto le imprese familiari, quelle piccole? Allora, sono in parte le imprese familiari. Noi calcoliamo che circa il 60% delle vittime di usura sono imprese commerciali. Parliamo di abbigliamento, di calzature, di mobili, di fiori. E attenzione, parliamo di persone che hanno tra i 48 e i 55 anni. Cioè persone mature, non il ragazzo sprovveduto. Persone che hanno sempre fatto quel tipo di lavoro nella vita, che hanno difficoltà a riconvertirsi nel mercato del lavoro e che quindi fanno di tutto per non essere espulsi, anche rivolgendosi all'usuraio per tamponare la banca o per pagare la cartella esattoriale. E mettono insieme, perché è importante, mettono insieme un fallimento che non è solo economico, è anche personale. Chiaro. E quindi da qui i drammi, i suicidi, le questioni e via dicendo. Voi avete la percezione che siano aumentati in questi ultimi anni, in questi ultimi anni così drammatico di crisi economica, i casi di persone che cadono nell'usura? Guardi, i casi sono sicuramente aumentati. Noi abbiamo uno sportello con un numero verde e l'anno scorso, solo per quanto riguarda il territorio di Roma e del Lazio, abbiamo avuto 3.500 telefonate, sono sempre in aumento. È però paradossale, drammatico, diciamo, che andrebbe spiegato il perché all'aumento dei casi di usura diminuiscono le denunce. C'è maggiore sfiducia nell'azione dello Stato e che l'azione non abbiamo un governo da troppo tempo. E questo è un grande problema anche per noi associazioni, perché non abbiamo punti di riferimento con cui affrontare anche le questioni e avere quell'aiuto, molte volte anche concreto, per risolvere situazioni di grande difficoltà e di sofferenza personale. Lo vogliamo dare il numero verde di SOS Impresa? 800 900 767, lo trovate anche nei nostri titoli di coda, 800 900 767. Allora, Migliore, una realtà che conosce bene. Sì, conosco bene, sono di Napoli e ho conosciuto tante associazioni, tra cui SOS Imprese, che hanno lavorato in maniera molto importante per far emergere questo fenomeno, perché il problema è innanzitutto denunciare. È chiaro che tutto dipende dal fatto che nella fase di crisi economica c'è mancanza di accesso al credito e quindi
chi si presenta esattamente con quella faccia pulita poi si ripresenta con la pistola sul tavolo quando deve esigere questi tassi usurari. Però il punto è anche che si possono sconfiggere questi meccanismi se c'è una grande partecipazione. Per questo il lavoro delle associazioni è importantissimo e il lavoro della coesione delle istituzioni e della, diciamo, difesa di quelli che sono persone che spesso sono sole, magari non lo dicono neanche alla moglie piuttosto che al marito che stanno ricorrendo ad usurai e che fanno fallire le imprese, deve essere ancora più emergente. La cosa che mi ha sempre molto colpito è che nonostante l'usura sia diffusa in tutta Italia, magari in quei posti dove c'è una maggiore conoscenza del fenomeno criminale ci sono anche più denunce e magari in altre zone sembra quasi che sia obbligatorio mantenere un riservo, come quando si diceva che la mafia al nord non esisteva. Purtroppo la mafia esiste dove ci sono interessi economici da sfruttare. Un ultimo intervento per lei, dottor Polillo. Questi sono anche risultati di una crisi economica di cui non si vede la fine. Sì, se mi consentite, cioè discutere di queste cose richiederebbe una trasmissione specifica. Infatti era un... Quindi me la cavo con una battuta. In economia c'è un detto che dice la moneta cattiva scaccia la moneta buona. Lo possiamo dire anche in economia, la cattiva economia scaccia l'economia buona, quindi per combattere queste cose dobbiamo fare una buona economia, quindi rimettere in moto quei processi di sviluppo di cui dicevo prima, richiamare un grande impegno nazionale tutte le forze politiche e sociali, in cui adesso dobbiamo rimettere in moto la produzione. Poi come ridistribuire il reddito verrà dopo, con delle garanzie fin da adesso, che lo sforzo che faremo in questo momento dovrà essere tenuto conto ai fini della distribuzione del reddito. Però questo è il momento di produrre di più, non di ridistribuire per di più, quel Polillo, poco che non prima abbiamo. Prima di salutarla, per produrre di più, 1, 2, 3. Maggiore impegno personale di tutti, a partire dagli imprenditori, dai banchieri, dal sistema finanziario, dai politici, ci vuole un impegno di tutti su cercare di trovare le soluzioni che facciano crescere più rapidamente possibile la produttività complessiva dei fattori, che è l'unico elemento che crea ricchezza. Cioè io ritorno sempre alle vecchie cose che diceva il vecchio Marx, la forza vera che crea valore è il lavoro, non sono le tecnologie. Le tecnologie servono al lavoro per creare ricchezza, noi dobbiamo ricominciare a ricreare ricchezza. Grazie Gianfranco Polillo. Grazie, buon lavoro, ma soprattutto ciao. Buona vacanza con i nipotini, almeno per un po'. Grazie, per un po'. Grazie davvero. Gennaro Migliore, vogliamo conoscere un attimo anche lei, ha già detto che è napoletano, ho detto io prima che è laureato in fisica, mentre Polillo faceva il 68, adesso ci stanno chiamando al telefono in diretta, mentre Polillo faceva il 68, lei nasceva nel 68, sì, sì. Ok? E lei ha fatto tutto il movimento studentesco, oltre ad essere un bravo studente, anche molto secchione, dicevano, o no? Sì, sì, sono sempre stato... Il primo della classe. Insomma, andavo abbastanza bene. Cioè... Però lei è orgoglioso anche di una famiglia di origini semplici, quindi probabilmente aveva bisogno che il figlio mantenuto gli studi lavorasse, no? Sì, sì, assolutamente. Io ho sempre lavorato. Mm. Io ho sempre lavorato d'estate, durante l'anno. Sono andato anche a fare l'operaio in Svizzera, cioè sono andato a fare tante cose, il cameriere, poi, tutto quello che si fa. Poi questa passione grande per la cultura e questo respiro internazionale che gli verrà poi dalla sua amicizia, dal suo innamoramento in senso proprio di maestro e allievo per Bertinotti, giusto? Con Bertinotti c'è stato un rapporto molto, molto intenso, sì. E c'è stato un incontro che... è legato alla prima grande manifestazione che organizzai, che fu il controvertice dei G7 che nel 94 si tenne a Napoli, dove in anticipo di 7 anni, anche rispetto a quello che poi fu il movimento di Genova 2001, convocammo alcune delle più grandi personalità a livello mondiale contro la globalizzazione capitalistica, e cioè esattamente raccontando quello che sta accadendo ora. Avevamo detto delle cose che oggi si stanno puntualmente verificando. E lei poi ha girato un po' il mondo, ha girato molto con Bertinotti. Questa sua responsabilità degli esteri nasce proprio dall'aver girato tanto in questi anni, no? Sì. È vero che ha conosciuto sul comandante Marcos, è simpatico? Sì, siamo stati la prima delegazione nel 1997 a incontrare politica al mondo, a incontrare sul comandante Marcos. Io poi l'ho rincontrato altre volte, anche perché ho fatto del lavoro anche sul territorio
in particolare con le comunità indigene, con le realtà anche più controverse. Un lavoro da antropologo quasi. No, un lavoro da mediatore politico. Mediatore politico, perché ma con un gli antropologi sono, diciamo, una professione che io rispetto molto, ma per quanto ci riguardava non era una curiosità, certo, che ci spingeva, ma la possibilità di far emergere quelli che erano anche dei temi che ci accomunavano, perché dall'altra parte del mondo c'erano proposte che poi peraltro oggi sarebbero state utilissime, perché dicevano giustamente che la diseguaglianza produce arretramento. Non diciamo che gli antropologi lavorano per curiosità, perché io spero che lo facciano per passione all'uomo. Spero che io sto dicendo che è una professione che non mi sentirei mai di interpretare. Lei peraltro è un fisico mancato per un pelo all'università, poi ci ha lavorato dopo. Sì, ci ho lavorato dopo, perché in realtà io facevo parte del gruppo di ricerca della mia facoltà e avevo pubblicato, insomma. Dopodiché, esattamente nel 94, quando inizia la parabola, ahimè, di Berlusconi, decido di buttarmi in politica, però avevo già scritto la tesi, finito, insomma, e quindi l'unica cosa è che ho aspettato un po' di tempo anno, per laurearsi. Qualche anno, sì. Ma le piacerebbe andare a insegnare fisica, andare a fare ricerca? Ma in questo momento penso che debbano andarci quelli che l'hanno fatto un po' più freschi. Insomma. Più freschi e avendo, diciamo, questa vocazione primaria. Senta, sì. Ma mentre lei faceva, cioè, sembra curioso perché lei è considerato una delle persone più eleganti della politica italiana. Forse in questo Bertinotti le ha insegnato molto. Poi, insomma, non lo so. Il tocco della camicia blu con la giacca nera, la cravatta, insomma. Cioè, quando si buttava sui binari davanti alla scuola, no, non era così. No, un po' più sciamannato, sempre elegantissimo. Per dire la verità, devo dire che come ci si veste lo si impara a casa. Okay. E mio padre che faceva il tranviere, mia madre che è casalinga, mi hanno sempre detto che in pubblico bisogna vestirsi bene. E questa è una cosa anche da insegnare alla classe politica neoeletta, per rispetto di tutto il popolo che l'ha eletta. Senta, a proposito della mamma, ma quando andava a fare le manifestazioni studentesche, quando si infilava in compagnie, insomma, pericolose da parte degli occhi di una mamma, immagino, che faceva peraltro la catechista, quando l'ha vista aderire, insomma, a realtà culturali così lontane dalla sua, si è dispiaciuta un po'? Ma lei, devo dire che ha sempre vissuto il fatto che io non fossi credente come una fatica, però poi ha sempre avuto grande rispetto per le mie idee, anche perché poi ciascuno ha la propria vocazione. Certo, ma insomma si è tranquillizzata un po' sul fatto che lei non è diventato un cattivo ragazzo. Ma io sono sempre stato un cattivo ragazzo dal punto di vista, diciamo. Sua mamma avrà iniziato a pregare doppio e quindi l'avrà risolta come fanno spesso le mamme. È interessante perché lei non è mai stato comunista, nel senso di essere inquadrato, di essere integrato, di essere ortodosso, giusto? No, ortodosso mai. Mai, mai. Né comunista, come diceva così, ma il punto è che io sento di aver avuto una formazione molto legata al marxismo, alla capacità anche di immaginare una pulsione libertaria molto più forte, e libertario lo sono sempre stato. Dopodiché, a differenza di altri, io non rinnego nulla delle scelte che ho fatto nel mio passato. Pur rimanendo un disobbediente. Certo. Ma disobbediente alle leggi ingiuste. I suoi figli sono disobbedienti o obbedienti? Le leggi giuste del papà, sì. Sono piccoli ancora. No, sono piccoli. E poi io non chiedo obbedienza, magari forse conta più l'esempio che si dà. Allora in bocca al lupo. Credo anche per i suoi ragazzi e per questo nuovo lavoro. Grazie. Grazie a lei.